Salve a tutti, come potete vedere alle mie spalle, oggi siamo in una cucina. E in quale cucina siamo? Siamo al ristorante Apollinare. E qui con me c'è lo chef e gestore appunto del ristorante Apollinare, Giuseppe Sinisi. Ciao. Buonasera, Giuseppe. Ciao, ciao a tutti. Senti, dice, perché siete qui? Siamo qui oggi per abbinare un vino dell'azienda agraria con un cinano, e in particolare il Trebbiano Spoledino Superiore, ad una ricetta. Cosa hai pensato ad abbinare a questo vino? Allora, abbinando un vino autoctono, altrettanto abbiamo abbinato una ricetta completamente della tradizione spoletina, ovvero il baccalà alla spoletina. Buono! Che comprende degli ingredienti del tipo prugne, pinoli, uvetta, cipolla, foglie di alloro e pomodoro. Bene, quindi come potete vedere ci sono tutti gli ingredienti sistemati e possiamo iniziare con la preparazione, sì. Ecco, vediamo le prugne, la cipolla, così subito ci facciamo un bel pianto per cominciare, anche se non è... Senti, ovviamente vediamo il baccalà già pronto, ma ha avuto già una dissalatura di 24 ore sotto acqua corrente. Sotto acqua corrente? Assolutamente. Andiamo ad aggiungere i pomodori. Hai da consigliare sulla qualità del pomodoro, della cipolla in particolare, qualcosa? Un Sammarzano può andare benissimo. Io ho utilizzato una cipolla rossa di Cannara, per cui ancora tenendoci sulla tradizione. Allora, andiamo ad aggiungere delle prugne denocciolate secche. Andiamo ad aggiungere un'uvetta passa che noi precedentemente abbiamo ammollato in vino bianco e zucchero. Si sente già un gran profumo. Pinoli. Aggiungiamo pinoli. Pizzico di sale. Un pizzico di pepe. Quanto lasciamo? Aggiungiamo due foglioline di alloro. Lasciamo appassire per circa 10 minuti a fuoco basso. Adagiamo il baccalà all'interno e lasciamo posto e lasciamo finire di cuocere. Quanto tempo deve cuocere il baccalà? Circa 10 minuti. Quindi abbiamo detto 10 minuti, il soffritto totale con della preparazione, pugne, pomodori, 20 minuti. 20 minuti e il piatto è pronto. È semplice. Il vino al fresco? Assolutamente. Giustamente anche il vino va degustato alla temperatura ideale. Siamo pronti e andiamo all'impiattamento. È pronto? No, stavo dicendo che questo piatto ha dei bellissimi colori. Facciamo una piccola... Anche, oltre al sapore... che sarà andiamo ad aggiungere un sapore. Abbiamo diversi ingredienti dolci e andiamo un po' ad appiattirli con una maggiore acidità di questo pomodoro che prepariamo noi, pomodoro in polvere. Come viene fatto il pomodoro in polvere? Essiccato. Usiamo il pomodoro, ma teniamo le bucce. Teniamo tutte le bucce, le facciamo essiccare e le andiamo a tritare. Adesso è un pochino troppo grande.
Che classe. Vedete con quanta cura la preparazione del piatto. Con il baccalà. Sicuramente ha un bellissimo aspetto questo baccalà, eh? Non ci deluderà all'assaggio. Speriamo di no. No, non credo. Voilà. Ci aggiungiamo le nostre verdurine. Che cosa stai aggiungendo? Abbiamo dei germogli di cetriolo. Sì. E ravanello. Il ravanello. Che vanno. Per finire, un filo sempre di olio extravergine di oliva. E voilà. Quindi a questo punto siamo arrivati al momento dell'abbinamento del vino. Eccola, abbiamo qui la bottiglia, come abbiamo detto all'inizio, Trebbiano Spoledino dell'azienda agraria Colle Uncinano. Quindi lo stappiamo, giustamente lo chef Giuseppe Sinisi ha detto non bere fuori pasto, ma noi pasto ce l'abbiamo. Non siamo sprovveduti, per cui assolutamente. Prenderemo due forchette e berremo il vino a stomaco pieno. Andiamo ad aprirlo. Ce la farò, eh? Essendo un ottimo bevitore, ne ho stappate tante di bottiglie di vino. Grande vino, sempre ricordiamo del territorio spoletino. Un bianco. Tappo ottimo, di ottima fattura. Questo per lo chef e l'altro, io non so come definirmi, il mangiatore. Ingredienti per baccalà alla spoletina per due persone: 300 grammi di baccalà essiccato e successivamente ammollato, 100 grammi di prugne secche, 2 pomodori San Marzano, una cipolla rossa di Cannara, pinoli. Quindi come per magia sono apparse le forchette dal nulla, quindi siamo pronti per l'assaggio. Abbiniamo. Allora, innanzitutto assaggiamo questo baccalà. Un po' di tutto. Buonissimo. E a questo punto, che abbiamo riempito lo stomaco, è arrivato il momento del fatidico brindisi. Cin cin. Abbinamento perfetto. Perfetto, eh? Ottimo. Riprovo, eh? Per sicurezza, poi mi chiamo Tommaso, per cui questo contrasto con il dolce. Il dolce e minerale del vino. Del vino è ottimo, sì. Bene, abbiamo concluso, quasi concluso perché c'è da finire. C'è da finirlo. Sia il baccalà che il vino. Per cui ringraziamo Giuseppe Cinisi. Ricordiamo chef e gestore del ristorante Apollinare, grande chef per come grazie per la preparazione e la presentazione e soprattutto per il sapore. Quindi grazie. E noi continuiamo a brindare e a mangiare con il Trebbiano Spoletino dell'azienda agraria Colle Uncinano. A presto. Arrivederci.